In occasione del convegno ONB, il biologo ambientale nella gestione e progettazione del verde urbano e di un'ecologia urbana sostenibile, anche a contrasto della siccitosi e desertificazione naturale urbana sempre più persistente, crediamo molto utile sottoporre all'attenzione dei biologi l'impiego di tecniche innovative di modellazione e ricostruzione tridimensionale e stereoscopica derivate dalla realtà virtuale e dalla realtà aumentata, che possono, nel prossimo futuro, diventare nuovi strumenti per la velocizzazione e facilitazione delle indagini ambientali, sempre più integrate con i processi di gestione e progettazione naturale ed urbana. Portiamo ad esempio alcuni lavori demo realizzati in Abruzzo, nella Valle del Tirino, durante lo svolgimento di progetti di Citizen Science già applicati in via sperimentale, durante i corsi di formazione e brevettazione FIPSAS di biologia marina subacquea, di biologia delle acque dolci, fotografia e video subacqueo. L'impiego di tecniche di rilievo e restituzione fotogrammetrica, utilizzabili tanto in ambiente terrestre quanto in ambiente sommerso, consente di ottenere modelli 3D georeferenziati, scalabili e misurabili, allo scopo di ottenere possibili strumenti innovativi dedicati agli studi ambientali integrati. Questi primi lavori sono stati sviluppati nella Valle del Tirino, in Abruzzo, provincia dell'Aquila, per valorizzare alcuni elementi emersi e sommersi di particolare pregio storico, culturale e naturalistico, come Rocca Calascio e i mulini sommersi presenti nell'invaso del lago di Capodacqua. Luoghi, questi, di particolare fascino e valore. I lavori scientifici in immersione, come è ben noto, sono sempre più legati alla moderna strumentazione di rilievo geomorfologico, ma le attività dei ricercatori scientifici subacquei, in particolare dei biologi ambientali, resta sempre indispensabile. Il poter applicare ed usufruire di strumenti simili consente di minimizzare sia i rischi lavorativi in campo, ma soprattutto di velocizzare le operazioni di rilievo e valutazione successive, creando archivi consultabili, manipolabili ed integrabili con i sistemi GIS, applicando modelli specifici e creando scenari ipotetici di sviluppo. I rilievi 3D fotogrammetrici, ad oggi, possono essere effettuati tramite operatore umano, drone aereo e drone in immersione. I modelli che si ottengono, come detto in precedenza, risultano georeferenziabili e quindi facilmente inseribili in sistemi di mappatura digitale. Grazie all'integrazione con tecniche di realtà virtuale e realtà aumentata, risultano anche interrogabili e manipolabili, cosa questa fondamentale per il miglioramento di ogni survey di campo o processo di pianificazione, gestione e sviluppo futuro. Gli ambienti naturali, così come le aree urbane, diventano scenari tridimensionali, quindi spazi noti e facilmente esplorabili anche da remoto, grazie ai moderni sistemi di fruizione VR e alla tecnologia ultimamente messa in campo per la virtualizzazione streaming. L'impiego di tali innovative tecniche miste consentirà una più facile e veloce ricostruzione dei rilievi a scala di paesaggio, indistintamente per la parte immersa e per la parte emersa degli ambienti, permettendo di volare ed immergersi senza soluzione di continuità tra immagini stereo e dati interattivi, ottenendo l'effetto di semplificare la fruizione del dato per ogni livello di stakeholder, ma potendo contemporaneamente aumentarne la complessità del dettaglio tecnico. In ambito strettamente marittimo, questi strumenti rappresentano tool fondamentali da impiegare, ad esempio, nelle valutazioni a seguito di applicazione della cosiddetta Marine Spatial Planning, diventando un perfetto trait d'union con la pianificazione territoriale. Il volo subacqueo che state osservando nel video può già essere fruito in Virtual Reality Mode, con la possibilità di inserimento di qualsivoglia metadato relativo ai lavori eseguiti in ambiente. Quindi state osservando un possibile scenario di fruizione interattiva a 360 gradi e per di più un possibile strumento di comunicazione e disseminazione del dato. Uno strumento quindi innovativo, ad altissima qualità, condivisibile e assolutamente smart. Da un punto di vista comunicativo e mediatico, quindi, i prodotti video e foto VR,
Grazie alla possibilità di essere totalmente manipolati, intervenendo con tecnologia reframing, offrono immagini di sicuro impatto e di grande effetto scenico, in grado di valorizzare, come non mai fatto prima, tutti gli sforzi scientifici e gestionali messi in campo. Tali strumenti sono già a disposizione, ma la vera innovazione è applicarli in modo trasversale e multidisciplinare per ottenere prodotti innovativi, utili, facili, altamente qualitativi. Il futuro è già presente e ora è solo il momento di applicarlo.